Ringraziamo il professor Ceccarelli per il suo intervento. Adesso è il momento di Francesca Pulcini, ricordiamo presidente regionale di Legambiente. Ci parlerà della biodiversità per quanto riguarda le prospettive future in termini economici e sociali. Nel frattempo ricordo anche a chi vedo in piedi che qui davanti ci sono delle sedie libere, quindi se vi volete accomodare, prego. Grazie Serena, buonasera a tutti e io ringrazio il professore per l'assist straordinario che appunto i cambiamenti climatici, abbiamo trattato diverse tematiche fino ad ora, siamo partiti dall'importanza della biodiversità, adesso abbiamo parlato di salute, il professore ci ha fatto questo excursus straordinario e ovviamente l'aspetto dell'agricoltura, del biologico oggi rispetto a quello che significa oggi la manutenzione del territorio, i cambiamenti climatici sono assolutamente temi che si intrecciano e sono strategici tra di loro. Il professore ci ha raccontato questo cambiamento, no? Ci ha raccontato come c'è stata questa evoluzione nella sua disciplina, l'innovazione che c'è stata. Oggi sicuramente siamo di fronte a un momento di cambiamento raccontato, diciamo, dal punto di vista scientifico, ma anche rispetto agli stili di vita che si sta, diciamo, portando avanti, e il Festival del Biologico ne è sicuramente la testimonianza. Sono 4 anni che c'è questo festival, un'esperienza straordinaria, e ricolgo l'occasione per ringraziare l'AIAB del lavoro, il comune di Pedaso che lo ospita. L'AIAB oggi sicuramente è un'esperienza che c'è da tanti anni, ma oggi incarna sicuramente gran parte del cambiamento degli stili di vita. L'agricoltura oggi che diciamo, raccontiamo qui oggi, prima facevo un giro prima di iniziare, riflettevo l'altro giorno facendo la spesa, pensando anche al Festival dell'Agricoltura Biologica, ero al banco della frutta e della verdura, cercavo della verdura di stagione che a me piace molto, i peperoni, i cornetti non si trovano più assolutamente, cioè nella grande distribuzione c'è un solo tipo di peperone, 2 tipi di pomodoro tra l'altro insipidi, e quindi facevo questa riflessione, no, su quanto rispetto a anche alla mia storia di marchigiana, come molti di noi abbiamo diciamo, avuto l'opportunità di mangiare i prodotti del nostro territorio, di quanto purtroppo ci sia stata questa omologazione, di quanto la difficoltà probabilmente di portare avanti alcune agricolture, alcune tipologie di prodotti ha portato oggi all'omologazione di quello che oggi mangiamo. E l'agricoltura sicuramente rispetto a questo momento così delicato che stiamo vivendo oggi rappresenta una grandissima opportunità, per quello diciamo Serena quando mi ha chiesto ho pensato di raccontare le opportunità che ci sono dietro all'agricoltura oggi, al biologico in particolare. Sicuramente diciamo, questa nuova agricoltura che oggi conosciamo, il biologico nello specifico, ci permette di creare nuove reti territoriali, ci permette creare una nuova sensibilizzazione, e le iniziative come questa ne sono assolutamente lo strumento fondamentale e ci auguriamo che ce ne siano delle altre, ma ci permettono anche di incrociare una nuova economia, un nuovo mercato, dare opportunità ai giovani che oggi si stanno molto avvicinando a questo settore, molto hanno riscoperto anche per la difficoltà, la contingenza del momento, hanno riscoperto l'amore per la propria terra, la volontà anche di cibarsi e mangiare bene e diciamo, fare anche qualcosa di concreto per il proprio territorio. Noi molti giovani stiamo incontrando in questo momento, diversi comuni ci raccontano della volontà di mettere a disposizione il terreno proprio perché insomma, si rendono conto che quella è la prospettiva per il futuro, no? In questo momento in cui comunque il nostro territorio vive una grandissima difficoltà, che da una parte vede il consumo di suolo a livelli diciamo altissimi e dall'altra vede l'opportunità invece di mettere in mano a questi diciamo la volontà di creare anche un'opportunità per il proprio territorio e per i propri giovani, mettendo a disposizione, perché poi si incrocia anche diciamo, la difficoltà per questi nuovi giovani spesso di riuscire a coltivare, non avere la disponibilità di terreno da gestire. Ovviamente questo rappresenta oggi, la biodiversità ci permette di diciamo, rafforzare il legame col nostro territorio, no? Il fatto che questi nuovi giovani, queste nuove generazioni, il biologico, queste aziende che decidono di fare piccole agricolture o piccole coltivazioni o anche diciamo, più estese, comunque rappresentano la volontà di riappropriarsi della gestione, e questo ce lo diceva anche il professore rispetto a chi oggi gestisce poi la banca dei semi.
anche rispetto alla grande distribuzione. Questo sicuramente significa, diciamo, dare una forza e una prospettiva al... dare una forza e una prospettiva, diciamo, rafforzare anche la cultura e le prospettive per il nostro territorio. Noi come associazione abbiamo, diciamo, quest'anno promosso, e siamo stati anche ad Expo, abbiamo promosso una campagna proprio per incrociare tutte queste nuove tendenze e esperienze che si stanno portando avanti sul territorio. C'è questa nuova sensibilità che viene fuori dalle storie di giovani che vogliono riprendere la tradizione e il mestiere dei propri genitori. Ci sono giovani che fanno nuovi esperimenti, nuove innovazioni, nuovi tipi di culture, tra cui sicuramente la biologica è quello che va per la maggiore. Abbiamo promosso questa campagna in giro per tutto il territorio nazionale, che il nostro Treno Verde, che è stata oltre 20 anni il simbolo della qualità dei nostri territori, partendo dalla questione dell'inquinamento. E quest'anno, proprio perché il tema dell'agricoltura è diventato talmente forte ed è talmente prorompente, abbiamo deciso di stravolgere la nostra storica campagna. Abbiamo portato le esperienze degli orti urbani, che anche questa è un'esperienza che ormai è talmente forte che ovviamente molte sono anche le scuole che aderiscono a questa iniziativa. È chiaro che è un'iniziativa molto simbolica, perché poi serve ai giovani per ricostruire questo legame che c'è appunto con magari il nonno che lo aiuta a fare questa coltivazione. Però sono delle iniziative che sono diffusissime, che permettono di rintrecciare e cambiare anche l'ottica con cui si guarda all'agricoltura, all'alimentazione e il proprio territorio. E quindi questa nostra campagna è terminata ad Expo a Milano, dove abbiamo fatto diversi incontri. Abbiamo appunto raccontato tutte queste storie che oggi sono la testimonianza di un nuovo modo di approcciarsi all'ambiente, all'economia, ai nuovi stili di vita, e anche dare una risposta a tutti questi nuove tendenze che si stanno mettendo in piedi. Quello che ci auguriamo è, del biodistretto se ne parlerà nei prossimi incontri, questa è un'esperienza sicuramente fortissima ed è... del biodistretto, un'esperienza sicuramente molto significativa, che è già un grandissimo risultato di per sé. Mettere insieme moltissime amministrazioni, poi so che ci sarà un convegno dedicato, quindi non mi addentro. Noi come Legambiente ovviamente siamo all'interno di questo circuito, perché è un'esperienza straordinaria, appunto, mette insieme delle amministrazioni, gli imprenditori verso un nuovo obiettivo, quello di avere un'ottica diversa per il proprio territorio. Per cui ci auguriamo, siamo all'apertura, facciamo i migliori auguri a questa iniziativa. Ci auguriamo appunto che sia già, prima parlavo con il vice sindaco, di nuove idee e stimoli, perché sicuramente è un momento straordinario proprio per la comunità, per la collettività che intorno a questo argomento decide appunto di festeggiarlo. Ci sono questi imprenditori, per cui sicuramente un'occasione straordinaria che ci auguriamo nei prossimi anni possa conoscere anche ulteriori sviluppi. I nostri migliori auguri, e Legambiente sicuramente sostiene questa iniziativa, e siamo qui per continuare a portarla avanti. Grazie a tutti.